problema di connessione? No, perché potrebbe essere. Potrebbe fucking essere che c'è un problema di connessione. Ma ho scoperto che forse è colpa mia. Perché forse il mio... Perché vi spiego. Io ho un access point con due routerini, no? Ho uno che è il primo, che serve solo da mini access point, che praticamente mi dà una, la possibilità di mettere la VPN in tutta la rete. Oltre a darmi una rete wifi a parte a 2.4 GHz, che la uso per dispositivi più piccoli. Poi da lì va dentro al router principale, che ha il wifi a 5 GHz. E così, se voglio, posso mettere la VPN nel primo aggeggio e ho la VPN in tutta la rete di casa. E puoi entrarci col cellulare e, tipo, che ne so, qualunque cosa hai attaccata, metti la VPN dove la vuoi tu. No, figo. Perché così anche i dispositivi che non hanno la VPN possono usarla se vogliono. Tutto sto casino, comunque. Mentre la connessione non c'era, ho notato che non riuscivo ad entrare in quel routerino dal browser, che in teoria, anche se non c'è la connessione, essendo una rete locale, dovevo entrarci. Adesso poi, boh, l'ho riavviato, sembra ripartito. Quindi vedo se bypassare quel mini routerino da domani. Perché magari il problema è quello. Se poi non lo fa più, vuol dire che ho risolto. Peccato, avevo tutta la live lunga, l'ho dovuta interrompere. Però vabbè, così almeno... Ciao Samu, bentornato alla versione delle 20 in ritardo di 15 minuti. Meno male che è successo quando sono passato da Final 11 a Final Fantasy 8, almeno. Almeno quello. almeno quello. È stato un buon tempismo la caduta. E quindi adesso... un bel pomeriggio, una live lunghissima faccio io, ma oggi non avevo un cazzo da fare, mi annoiavo, che devo fare? Oggi è così, tra l'altro, bravo, bravo cazzo, adesso mi è comparsa la roba del routerino, bastardo, ti bypassa routerino di merda. Comunque, cosa stavo dicendo? Oddio maiale. Ah sì, oggi in sala c'è un topolino. La gatta ieri, secondo me, ha portato un topo in casa. Porca madonna. Comunque, io e Teresa abbiamo chiuso la gatta in sala. Perché l'abbiamo scoperto il topino perché Timba lo annusava, fra l'altro. Perché Timba ha usato un po' il telefiuto, che è il fiuto in alto. Poi ha buttato il naso a terra ed è impazzito. Ha usato il super fiuto. E si è messo a cercare qualcosa. E ho detto, boh, Teresa, qua c'è qualcosa, non è normale che Timba fa così. Spostiamo mobili e c'è un topolino, porco. Ma proprio di quelli piccoli, 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 carinissimo, per carità. Allora, combo combo Timba e Daphne, prendo la gatta, la butto in salotto. Poi, dopo un po' che è lì, apro, metto Timba dentro per verificare che il topo ci fosse ancora. Vedo che Timba... sente ancora una traccia, tipo, ma poi molla. Quindi dico, boh, si ha mangiato il topo, la gatta si ha mangiato il topo. Era in cucina prima e la gatta era lì in modalità caccia, palese. E se l'ho chiusa in cucina sperando che riesca ad ammazzare questo benedetto topo di merda che ha rotto il cazzo. Poverino, era super carino. Però, Dio cane, hai capito? E quindi niente, è tutto qua. Questo era il mio racconto del topo. Spero che sia stato abbastanza avvincente, perché dopo un pomeriggio intero passato su Final Fantasy 11, adesso dobbiamo giocare a Final Fantasy 8. Una tortura. Non ho nessuna pietà per voi oggi. Oggi adrenalina è proprio la parola chiave, cazzo. La parola chiave della live. Aspetta. No, mi chiamano. Capisco un cazzo. Perfetto. Ok, eccoci qua. No. Qua devo solo spostare la mia camera. Che ogni volta si mette dove cazzo vuole lei. Ui! Ma me la ingrandisco anche in sta scena. Scusami.
Ah, che meraviglia. Va, che meraviglia, cazzo. Ok. Bisogna consultare. Se ti piace Final Fantasy VIII, devi consultare un medico. Ok. Andiamo. Andiamo, cazzo. Yes! La cosa che mi scazza di più è che la mod del controller non funziona, quella dove si vedono i tasti Xbox del controller. Devo tenermi quel sistema di merda che non mi vede neanche i grilletti dietro. Che schifo di gioco. Che schifo di gioco. X, devo premere X per far partire il gioco. X, Dio cane. Ah. Allora, aspetta, adesso c'è sempre l'ansia che cada. Quindi faccio così. Ok, così vedo tutto e vedo anche se cade. Ok, allora. Abbiamo scoperto che non posso girare l'inquadratura. Madonna. A parte che non potevi neanche nel... No, forse potevi nel... Perché non ho i grilletti dietro. Non esiste il concetto di grilletto dietro in sto gioco. Sappiamo che i Pyros fanno Medusa. Medusa adesso. Dobbiamo stare ready. Crodio, dammi 15 drain. Dio cane. E oltre ai 15 drain di Crodio, c'è un salvataggio qua, sì. Voglio sfidare qualcuno a carte qua. Non c'è un salvataggio in sto posto, no? Nell'hotel. Sì. Volevo sfidare qualcuno a carte qua. Vedere se qualche pezzo di merda ha delle carte decenti. Sappiamo che c'è un cane nel Garden di Galbadia. Per chi non lo sapesse, è tutto randomizzato, comprese le carte. Non voglio una stanza, voglio sfidarti a carte, ma non sei d'accordo. Quindi le carte rare potrebbe averle anche sta bambina di merda. Però non vuole giocare a carte. Mia moglie mi ha proibito di giocare a carte. Ma che cazzo, sfigato. C'è la professional. Madonna, oggi la live di Final 11, che bello. Abbiamo trovato anche un nuovo giocatore di Final Fantasy XI. Il signor Square Enix dovrebbe essere fiero di me. Tu, signor... La mamma... Lei giocava a carte. La mamma di Zell. Cazzo... Perché non gioca a carte? Lei giocava a carte. Ma scusami, ho mappato male i tasti. Sembra strano. Eh no, perché il tipo mi ha detto... Non voglio giocare a carte. Tu giochi a carte? Sì. Oh yeah. Let's go. Oh! Questo non ha carte rare, ma c'ha un muccone. Ma chi ha tutti i mucconi, sta roba, Dio porco. Come cazzo l'ho fatto? Come cazzo l'ho fatto? Ho tutte carte di merda e quindi mi fotto, ma non l'ho fatto. Mettiamo questa qua che è inutile. Vediamo cosa fa lui. Fa così. E io faccio così. Tanto ho appena salvato. Mi pulisco il culo con le tue carte. Metto qua un 5. Tanto comunque cosa mette? Massimo una parità. È il massimo. È troppo forte questo. Ha delle carte troppo forti, ma è più. Sì, Madonna, è impossibile con sti cazzo di mucconi di merda. Devo. Eh no, devo prendere Ifrit e pregare che mi dia qualcosa di utile prima di fare altro. Perché ho bisogno dell'abilità carta. Perché tu all'inizio del gioco hai carta. Ma io non ce l'ho carta qua. Quindi non posso farmi le carte decenti con i mostri armuzzo che trovo nel mondo. E Junction. Abilità. Ci mettiamo.
GF al posto di oggetti. Lei che cos'ha? Step Sis, che è Shiva. Ok, perfetto. E Shiva è di ghiaccio, quindi Shiva la vogliamo. È di qua, avevo il coso. Che poi i combattimenti devo farli perché mi servono gli AP. In realtà. Questi scrodio, ricordo. No, B7 non è il creatore del Gambit perché devo metterlo. Ah, devo metterlo automatico. Devo. Assimila. Ah, merda, è vero, questo non ha nulla che posso assimilare. Tranne, cos'è questo? Dispel. Poi? Niente, solo dispela, che non me ne foto un, me ne foto un cazzo adesso, direi. Devo mettere il Gunblade automatico perché non ho il tasto per il Gunblade. Che questo gioco di merda su PC. Questo è un gioco di merda. Questo porting PC fa cagare. Madonna, vuoi dirlo? Allora, e se sei un esperto di Final 8 non è ovvio, è abbastanza complesso sto gioco. Fammi pensare, status di Crodio. Gunblade automatico. E GG. Ma... No. È perché le magie sono random, ok? E praticamente alcune magie, se sono di livello troppo alto, non le posso prendere. Ah no, io volevo dormire, tipo, ma non si può se non c'è... Ok, andiamo. E quindi non posso prenderle perché praticamente sono di livello troppo alto. Ma ogni nemico ha 4 magie diverse. È proprio una regola del randomizer. Posso dormire nell'hotel, però. Ogni nemico ha 4 magie diverse. Volevo comprare anche delle medicine, già che c'ero. E quindi ti fotti finché non fai salire Mage. Dispel però è utile in Junction. Cazzo, non assimila neanche Dispel. Ah, perché è di livello più o meno troppo alto. A volte ci riesce, a volte no. E ne assorbe solo uno. Quindi sti cazzi, li ammazziamo e basta questi. La fuga ce l'ho, vero? Sì. Dammi gli AP. Troppo. L'unica cosa che mi serve sono gli AP. Bam! 104 col critico. Perché? Cosa sto imparando, fra l'altro? Non mi ricordo più. Junction forza. Il level up mi fa paura, però. Questi si impara a disintegrazione. Ho già l'oggetto che mi insegna disintegrazione. Attenzione. Grande. Onda cosmica. Cosa fa? Vento antartico. Ah, aumenta l'affinità con... con Stepsis, cazzo. Dipende, perché alcune cose si rompono, altre no. Perché ho delle junction forti, no? Però non ho tipo carta. Che all'inizio, paradossalmente, è la cosa più rotta. C'ho tipo fiocco. Cioè un botto di roba, per carità. E lei sta imparando forza più 20%. Sì, all'inizio sì. Ma al 100% entrava disintegrazione. Non era... Sì che era forte disintegrazione, me la ricordo anch'io. Se entra al 100% sì, va un po' tutto, cazzo. Voglio... Ah, merda.
non vende... Non vendono pozioni, cazzo. Poi c'ho HP up. Ma spreco i pochi soldi che ho. La mamesme serviva per costruire qualcosa, fra l'altro, se non sbaglio. HP up, che non... È sgravissimo che sia nel negozio HP up, però... Non avendo altro... mi fotto. Ah no, nell'hotel posso dormire, però. Fammi dormire nell'hotel che mi ricarico. Perché le pozioni... È vero, se i negozi sono random, no? Scusate, ragioniamo tutti insieme. Se i negozi sono randomizzati, no? E... Ah, non ho mai visto sto video. Che c'è il video che avevo due. Ah, no. Già hanno fatto? Una sveltina. Dicevo, se i negozi sono randomizzati e non trovo le pozioni e non esco... E ipotizziamo che non usciva mai una pozione nel negozio o la grand pozione. Devo craftarle a quel punto dalle carte. O dagli oggetti. E... Il che potrebbe rendere le cose abbastanza complicate, comunque. Ok. Ma ce la possiamo fare. Basta ragionare. Adesso abbiamo Quistis, che se va in... che se resta con HP bassi può uccidere tutto. Il problema è che deve avere HP bassi. Ma se noi abbassassimo gli HP di Quistis, amico Crodio, oh yeah. Ok. E poi giochiamo come giocavo io a Final Fantasy 8 da piccolo. Ah, guarda. Dai, cazzo, mena. Dai, diventa gialla, cazzo. Porca troia. Yes. Dai. Ok, ci siamo. Bye bye bitches. Na 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 na. Buco nero. Ok. Adesso aspetta. Aspetta un attimo. Ma posso uccidere il dinosauro così? C'è il dinosauro qua, no? O era dentro il... Ah no, c'è sto schifo. Senti. Facciamo così. Let's go! Devo. Top qui stesso. Mega... 6 mega pozioni. Coito level up e step 6 level up. Ok, 6 mega pozioni si salva. Ho avuto culissimo su quel drop. La domanda è, dropperà sempre le mega pozioni quel coso? O è random ogni singolo drop? Secondo me non è random ogni singolo drop. Quel nemico lì droppa mega pozioni. Dai, non riesco a capire qual è il target. A chi sto disintegrando? Lui, ok. Tu prova ad accumulare un dispel. Wow. Cioè, abbiamo finito il gioco. Non mi ricordavo che assimila era 100% proprio.
La grande Final Fantasy 8, cazzo. La vediamo se droppano di nuovo mega pozioni. Best game ever. Ah. Non mi ha dato le mega pozioni, ok. Ma se le mega pozioni qua dentro cambiano tutto. Andiamo. Oh, che palle. High speed. Oh no, ho sputato tutto. Perché lo dai WhatsApp un attimo. Ok. Ok, Teresa non manco l'ha scritto, sta arrivando. Dai, cazzo. Allora, ci sono i Pyros che hanno Medusa qua dentro. Che è un po' l'ostacolo principale. Però se li uccidiamo in un turno, cambia tutto. Basta. No, che palle. Dai, ho già fatto tutto. Ma... però Tifa non è un po' base. Sì, è figa Tifa, però la trovo... di tutte le femmine di Final Fantasy la trovo la più base. Io ero innamorato di Riku da adolescente. Riku era la mia preferita. E se devo... è piuttosto... anche Lulu è figa. Tifa alla fine, boh, mi sembra, boh, è mora, sì, con le tettazze, capelli lunghi. Whee! Allora, adesso che abbiamo disintegrazione, aspetta un attimo, perché tanto io ci muoio qua dentro con quei cosi, quindi io salvo, così non mi becco più il tutorial. Che è la cosa fondamentale. Sì, sì, sono pronto. O Quistis che uccide tutto in un colpo. Il problema di Quistis e di tutti i personaggi dell'otto è l'inutilità assoluta che hanno una volta usciti dal primo disco. Proviamo in 20 minuti. Se possiamo fare disintegrazione, dai, 20 minuti al massimo. Domanda, ma... speed up, il timer va più veloce. No, non va più veloce. Che cheating. Che cheating. Oh no, un nemico. Come faremo? Diciamo che se hanno il turno prima loro è un problema. No, va più veloce. Va più veloce il timer. Se faccio F1 va più veloce il timer. Allora, è onesto. È onesto. Oh, madonna. Dai, Quisti, lo so che sei figa, ma c'è un timer. Let's go, per favore. Quindi sul boss non posso fare disintegrazione. Lo posso fare le altre mosse. Tu cosa sei? Doppio Pyros. Doppio Pyros, fuga! Ciao. Non ci provo neanche. Mi sparano due Medusa quei figli di puttana e sono morto. Quindi me lo possono succhiare. Via qua. Tundaga su Crodio. 10 Tundaga, figli di puttana. 10.
Allora, i Piros assolutamente no. Absolutely not. Sarà duro a prendere abbastanza due di danno. O sguardo laser. 4 di vita, cazzo. Devo dare una pozione a Quiskers. Qui c'è un timer, cazzo, perdete tempo a esultare, cazzo. Allora, oggetti, pozione base, Quistis, ma qua non c'era una fonte invisibile? No, non c'era, poi. Abbiamo controllato e non c'era. Oh no, è uno solo? E ho attacco prioritario? Merda! Cazzo! 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 Merda! Passa lo status alterato. Non passa lo status alterato, vero? Merda! Panacea! Cazzo devo fare? Mi fotto nel buco del culo e spreco una panacea. Piros sono fortissimi. E allora devo fare attenzione qua, perché adesso li voglio con un po' di vita. E voglio al massimo Squall con poca vita, che fa Renzu Koken. Vediamo che ci capita come boss. Sì, sì, sono pronto, sono pronto. Cazzo. Però ha gli stessi parametri di Ifrit, in teoria. 120 danni sono tanti, però. 120 danni non sono pochi. Porco Dio, 125 danni anche. Cosa mi dai? Esna. Minchia, la voglio Esna. Esna la voglio. Che bella è la musichetta. Un Esna me lo son preso e me lo tengo, ma non voglio rischiare. IGF è da assimilare e spero che siano sempre gli stessi boss che li danno. Perché è ritirata? Ah, perché il boss quello... Perché funziona come il cazzo di boss solito. Oh no. Vediamo, facciamo un accumula sull'altra magia che ha. Non ho idea di come funzioni sto boss, ma devo scappare. No, eh. Ciao, Crodio. Là! Come cazzo lo batto, sto coso? Non ho oggetti. Come faccio a battere sto boss? Cioè, la vedo estremamente grigia. Ma proprio... Grigissima. Devo usare forse questa colt. Usare GF per difendermi. Come cazzo faccio? Vai, sguardo laser. 949. C'è anche Selfie che parla. Oh, Cristo. Bye, bye, bitches, cazzo. Sconfitta
totale. Ok, non è un cazzo facile. Soprattutto all'inizio, questa roba non sarà un cazzo facile. Perché può avere anche le stat di... Eh sì, devo fare questa colt con Squall e sguardo laser con lei. Ok. Quindi Quistis mi va bene che parta con poca vita. E sì, sì, qua è proprio di knowledge pesantissima. Quistis mi va benissimo che abbia poca vita. Però non mi va bene che non abbia poca vita. Avete capito? E c'ha un Esna che mi piacerebbe assimilare, perché avere un po' di Esna... 20 minuti io skipperei tutti i nemici, fuggirei da tutte le battaglie. Mi faccio speed tanto. Via. Fuggirei da tutte le battaglie e piuttosto si farma un po' dopo con la speed up. Oui. E serve uno Squall full vita e una Quistis così. Il problema è che se muore... Il problema è che se muore sei fottuto. Quindi non so. Forse mi conviene tenerli full vita tutti e due. E poi fanno la limit quando... Perché io non ho code di Fenice. Mi pare di aver capito. Che meno male che ci metto un attimo ad arrivare là. E là! Madonna. L'otto di battaglie casuali ne aveva, eh. Non è Tios il boss finale con quel cazzo di... Allora, oggetti. E al massimo uso le mega pozioni. Ah, ho quattro code di Fenice. Ho quattro code di Fenice. E devo avere oggetti. No, beh, aspetta. Shiva tanto non la uso. Ma magie cosa faccio con lei? Niente, quindi piuttosto così. Tanto magie che... Aspetta, io ho Tundaga. Ho Tundaga con Crodio. Ma devo sprecare le magie per giocare bene a sto gioco? Possibile? Possibile che debba sprecare le magie? Merda! E non assimilo. Devo concentrarmi solo sulla battaglia. Proprio sulla difficoltà della battaglia. Magie di Crodio. Usa. Tundaga. Dio porco. Dio porco. Devo usare tutto. Si va! Si va! Andiamo! Oh, che palle. Fuggi, Squall! Ok. Squall, Quetzalcoatl e Tundaga. Ok, andiamo. Porco Dio. Di tutti i boss che potevano mettere qua, questo è tremendo. Bam! Ok, poteva andare peggio. Vai, Koito. La frusta non gli fa un cazzo, ok? Porco Dio. Aspettiamo di vedere cosa succede. E qua la botta se la prende Koito. Forse conveniva che Tundaga se lo pigliasse qui stesso, ora che ci penso. Tempesta di tuoni, cazzo! Minchia, giocare a Final 8 con praticamente l'obbligo di usare il CF perché altrimenti muori. Non mi succedeva da una vita, dalla prima run che ho fatto, praticamente. Non ho mai usato il CF. Per quanto le animazioni siano bellissime, ma quasi obbligato. 415, ok.
Poi faccio una simila. Mi piglio quell'esta, perché secondo me mi servirà in futuro. E poi Quistis, se mi va giù, può piantargli 900 danni. I tasti di merda di sto, della versione PC del cazzo di sto gioco di merda. Vai, cazzo. Dammi sto Esna, che lo voglio tenere lì. Step 6, cazzo lo faccio? Tornado su IGF, va bene. Tornado su IGF, va bene. Ciao, Crono. Ciao, Crono, cazzo. Oh, Coito con 3 di vita. Cazzo. Io no, a me non arriva Justice. Ma magari. Sfruttiamo un Rider. Na, 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 na. Quanto sono belle le musiche di sto gioco? Na, 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 na. No, vi tirate un cazzo. Guardate se devo usare pure Stepsis. Che figo, questa è la mia Shiva preferita. Le summon di sto gioco sono le mie preferite di tutti i final, assolutamente. Tanto Coito mi muove adesso. Attacco, cosa devo fare? Dai che mi sta giù. Ma così è divertente. Cioè, se la difficoltà dei boss rimane così fino alla fine, è una figata. Però sai che andando avanti non saranno. Questo è bastardo qua. Sto boss qui, qua è bastardissimo. Anche se ha le stat di Ifrit, è bastardissimo. Ammazzami GF piuttosto. Stesso fa una OE. Ma che culo. Va bene, perché lui alla fine è il mio... E il mio GF che fa più danni. E ricordiamoci che se Quistis va in limit. Ma perché il sistema di fare a lotto, se fosse sfidante, sarebbe bello. Con la challenge diventa interessante, no? Perché puoi fare tante cose. Solo che non servono a un cazzo, perché lo rompi subito. Sta giù subito, sta giù subito. Gli stiamo rompendo il culo, dai, dai, dai. E che Quistis non fa danni. Il sistema della battaglia di Final 8 è una combinazione pessima nel gioco Final 8. È tutto... Final 8 ha tante idee strane messe insieme che fanno cagare. Magari con Randomizer, se si alza un po' il livello di difficoltà... GF a manetta, GF a manetta! Na, 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 na. E la colonna sonora è figa. La colonna sonora del lotto è figa, non vedi un cazzo. E poi ho nostalgia del lotto. Oh, lotto fa cagare, ma ho più nostalgia del lotto che del 7, purtroppo. Che cosa posso farci? Poi lo giochi e ti rovina la memoria perché ti rendi conto che è un gioco di merda. Ma muove sto cazzo di coso. Cazzo! Prossimo giro con Crodio gli sparo un Tundaga. Gli faccio un cazzo di Tundaga contro il primo cazzo di boss. Quanta vita ha sto coso, porco dio? Non aveva le stat di Ifrit. Donna. E poi bisogna fare tutti i danni. Si recupera la vita lui, sto boss. Quando si rifà si recupera la vita per caso. Perché se si recupera la vita sono fottuto. Non mi ricordo più come funzionava sto boss. E tipo devo fargli un tot di danni mentre è giù, vero? E poi si fulla, o no?
No, merda, non mi ricordo. Se è così, sono fottuto. Oh oh. Se è così, sono fottuto, è così? Ah, è vero, The End, nel caso ho un get out of jail free card. No, beh, puoi usare... Lo butto giù e uso un Tundaga prima. The End, mica, lo sprechiamo col primo boss. Quello è proprio il jolly, cazzo. No. Ok. Ma posso usarlo subito tornado? No, eh. Voglio accumulare questa. Allora, se esso va giù... E l'unica sarebbe avere Quistis giù. Vai giù, vai giù. Ok, è andato giù. Aspetta, ho un piano. Magie. Ah! Porco Dio! Madonna schifosa! Hai aperto la porta della cucina? Hai aperto... E perché c'è il topo lì con la gatta? Ciao amici di Loc. Ho sentito odore di fumo. No, capito. Non la smette più, porco Dio. No, il boss. Stiamo prendendo il culo. No, ma... L'ho usata giusta? Non ho visto se l'ho usata giusta oppure no. Sì, l'ho usata giusta. Allora, la mia unica speranza è questa. Allora, aspetta, eh. Allora, devo... Termo. Sì, verifica. Vedi se il topo c'è ancora. E GG. Porca puttana. Comunque, vabbè, il boss, massimo muoio e lo rifaccio. Perché questo? Perché... Allora, adesso lo butto giù. Perché non voglio sprecare tutti gli oggetti che ho sprecato. Vai giù. Devi andare giù adesso, però. Renzu Koken fa proprio cagare. Non gli fa niente a Renzu Koken. Vai giù, cazzo! Ciao! Là! Porco Dio! Usiamo The End? Usiamo The End? Al primo boss? Lo usiamo, lo uso. Che devo fare? Usiamo The End, Non ho scelta perché fa... È troppo fastidioso sto boss. Mica speriamo che non capiti più. Ma forse non può capitare di nuovo. Credo che non possa capitare di nuovo. Vabbè, boss più fastidioso che poteva capitare, Abbiamo 10 minuti allora. No, ho sbagliato! Non 40 minuti! Sì. 10. Vai, andiamo. Whee! Dai, su. Dai che il tempo stringe. E beh, sarebbe stata perfetta. Vabbè, ho commissionato l'emoticon che hanno un senso.
Onesto, se mi fa Medusa, pensa che ridere. E là, quanta gente. Quindi, che poi fra l'altro D&D e simili si possono anche proprio assimilare. Può capitare che assist. Yeah. Andiamo. Let's go. Beh, gli assimilo degli Esna, giusto per. E poi con questi faccio una simila. Era qui, giusto? E con Squall pongo fine alle sue sofferenze. Dammi 5 Esna, va. E saluta. Che poi c'è chi non l'ha mai vista sta magia, probabilmente. Chi è Selfie? È il personaggio più forte del gioco. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Ma non è possibile. Non è possibile, cazzo. Forse devo prima buttarlo giù e poi fargli the end. È l'unica. Fammi sperimentare i danni. No, devo prima buttarlo giù e poi fargli the end. L'unica. E adesso devo fargli the end. Onda cosmica, quanti danni fa? Madonna, anche onda cosmica. L'ho sottovalutato, onda cosmica. È l'ultima che impara, forse. Quanti danni fa? 5. Ah, merda. Ma non bastano 5.000 danni! Ma stiamo scherzando? Non basta un attacco che fa 5k di danni! Ma che cos'è sta roba? Cioè, è allucinante, scusami. Ma è immortale! Adesso voglio morire e rifarlo. Ma ok. Aspetta. Ma se ha le stat di Ifrit, sto figlio di puttana, perché dovrebbe avere le stat di Ifrit? Come cazzo fa a essere ancora in piedi dopo 5k di danni? Laggo? Cosa laggo? Cos'è che lagga? Io non sto perdendo frame. In che senso laggo? Io sono a posto qua, ve lo giuro. Frame persi 0.1%. Forse è un problema vostro, non so. Non ho neanche il coso in sovraccarico. Ecco, vedi, non laggo, Crono. Che ho 20 minuti, va? 20 minuti. Ah, ok, adesso abbiamo Quistis, che deve fare... abbiamo Quistis che deve fare la sua cosa... Noi dobbiamo buttarlo giù.
e fargli the end e pregare Dio che funzioni. Com'è, tra due? Ok. Allora, pozione. Adesso ragioniamo. Lo tiriamo giù con Quetzalcoatl e lo uccidiamo con The End. In The End. Madonna che fatica, ragazzi. Non ho Quetzalcoatl. Poi c'è Tundaga. Perché non ho messo GF perché sono un coglione. Non ho messo oggetti neanche. Ok, è andato giù. Sì, sì, sì. Ti prego, Ti scongiuro, anzi. Ti imploro, muori. Muori, cazzo. Muori. Io non ci posso credere. È immune a The End sto coso. È immune al cazzo di The End. L'ho sprecato quindi. E mi conviene morire di sicuro. Porca madonna, non ci posso credere. No, ma ci deve essere un modo. Devo puntare tutto sulla limit di Quistis. Muoviamo, carichiamo. No, no, non quittiamo, però no. Minchia, per una volta che c'è qualcosa di interessante su Final Fantasy VIII, quittiamo. La prima volta che sto gioco ha qualcosa di presente, qualcosa di stimolante. Ci deve essere un modo. Danno ce l'abbiamo. Dobbiamo solo capire. Dobbiamo solo capire. È un puzzle. E sta a noi risolverlo. Potremmo... Allora, il tempo mi conviene mettere 40 minuti a sto punto. Chi se ne fotte? 30 minuti. 40 mi sembra too much. Allora. Tanto facciamo... Ok, poi. Junction. Abilità. Oggetti. Oggetti. Assimila deve averlo perché devo prendere quel Tundaga. E GF. Però forse... E diamo magie. Scambia. Ah, minchia, Raids. Dai tutto. E poi diamo a Quistis anche slow e double junction, magia, simila, GF, ok. Sì, 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 eccolo là. Tundaga lo diamo a... No, 10 minuti no, 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 non ce la faccio. Mm.
20-40 minuti. Non ci vedi rischiare un cazzo. Ce la possiamo fare. Basta che facciamo la limit finale di Quistis a manetta. Ed è fattibile, secondo me. Comunque sono 5k di danni. Ok. Magie, GF, oggetti. Magie, GF, oggetti, anche lui. Andiamo. Palle, sì. Sti incontri casuali sono sempre uguali. Se no tocca prepararsi. E per prepararsi intendo mettere un Junction Forza su Squall e un botto di magie su Junction Forza e vaffanculo. Se non ci riusciamo adesso dobbiamo fare così. Bisogna fare carte, trovare qualcuno scarso a carte e iniziare da lì. Insomma, giocare a Final Fantasy VIII normalmente. Allora. Perché comunque non deve avere tantissima vita, perché va giù in fretta. Ok, un po' di botte su Quistis le tengo. Vai, minami il GF. Tempesta di tuoni. Basta usare il cervello. E davvero, cioè, sto boss non poteva andare. Cioè, non poteva capitare un boss peggiore qua. Io ho sempre odiato sto nemico. Oh, il nemico che odio di qui sto gioco. E va giù. Tu sai che va giù con un Quetzalcoatl. E mi sta bene. Vediamo se entra slow. Facciamo degli esperimenti. Missato. Non è... gli status alterati in sto gioco di merda non entrano. Sui boss non entra mai più uno status alterato. Tornado. Dio porco. Tornado l'ha fatto mentre si stava riparando, tra l'altro. Dai, dai. Termo caos, ok? Deve vivere Quistis. Ok, andiamo di onde cosmiche a manetta. Perché si aggiusta subito? Non capisco sta roba. Dio porco! Dio cane! Devo fare Quetzalcoatl e poi la limit di Quistis, secondo me. E va giù. Dai, 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 dai.
No, merda, di nuovo. Che due coglioni. Devo essere velocissimo. Si rialza subito. Lo fa? Dio cane, me l'ammazza. Che palle. Ma si può fare, si può fare. È una cazzata in realtà. Un minimo di coordinazione ci vuole solo. Adesso va giù. Dai, 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 dai. Vai, Quistis. Ma che tornado? Ma perché è tornado? Attacca anche mentre è stanco sto figlio di puttana, però, eh. È una merda. È una merda. Dai che lo faccio. E giù. E giù e io ho fatto onda cosmica. Porco Dio. Mega pozione cura tutti ad area. Non so se è quello che voglio. Cosa succede adesso? Forse non muoio, quindi. 8000 io ho fatto. 8000 danni devi morire. 8000 danni devi morire. Devi morire con 8000 danni. Figlio di puttana. Merda. Lock for games. Lock for games. Cazzo. 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 Una sfida mi mettete davanti. Io la schiaccio. La schiaccio. Porco Dio. 50. Io voglio. Ah. Come lo chiamiamo, Ifrit? Oh. Porca puttana. No. Ho goduto, lo chiamo. Oh. Ah. Oh. No, ho goduto. Che quitting. Ho goduto. Madonna, sì. Col cazzo che quittiamo. Porco Dio. Sì, 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 sì. Madonna, che palle. E se adesso... tornando indietro mi becco un doppio medusa da un cazzo di piros di merda. E lì si quitta di tutto. Lì quitting sicuro al 100%. Ah, mamma mia. Magari. Vabbè, uso una mega pozione, mi fullo e scappo. Hai rotto il cazzo, Quistis? Perché il tutorial non va più veloce? Perché non va più veloce con High Speed il tutorial? Me lo dici, Antonio. Tu lo sai perché non va più veloce? Non lo sa. Dai, Dio porco. Quistis, sei proprio una secchiona di merda. Devo scorreggiare? No, non devo scorreggiare. Mica, guarda, la rilascio. No, aspetta, non scorreggio. Ok, non scorreggio, non è uno stronzo. Dai. Allora, oggetti. Mega pozione, grazie. Poi, junction di Squall. E gli diamo ho goduto. E vediamo cosa può imparare. Perché fra l'altro adesso aspetta, aspetta, aspetta tu. Forza più 20%. E Crodio. C'ha Junction Forza adesso. Signori, adesso si gioca a Final Fantasy 8. Poi devo dargli Tundaga. Magia di Quistis. Scambia Tundaga. Dai tutto. Junction di Crodio. Junction. Magie. Tundaga. Ok, avete capito? GF. Ifrit. Apprendi. Allora, vediamo che cos'ha Ifrit. Vitamina. Level down, level up.
fortuna 50%, ruba, altruismo, via per l'energia di nuovo, bonus resistenza, spirito, autoreflex. Poi abbiamo un elabora magie proibite, signori. Ciao Kada, madonna Kada, ti sei perso il boss più hype della storia di Final Fantasy. Sempre, una roba incredibile è stata. Tu non hai idea della strategia, l'abilità, i try, una roba incredibile, Kada. E fra l'altro, oggi, mentre facevo la live su Final 11, ho beccato, oltre che un nuovo adepto di Lock4Games, un nuovo adepto di Final 11. E neanche l'hai salutato nel gruppo Telegram. Allora, elabora medicine proibite o magie di supporto. No, prima magie di supporto, che sono più veloci. Oh, Cristo di Dio. Ok, fa cagare Ifrit, per esempio. Ifrit è proprio una merda. Però ce lo facciamo andare bene lo stesso. E andiamo. Cazzo, andiamo. Perché ho messo 40 minuti? Sono un coglione, devo mettere 10 minuti. Però sapevo che ce la facevo così in fretta. In modo così abile. Aspetta. Che fugo da tutto ciò che... da tutto ciò che compare. Sei morto... quando? Adesso no. In che senso? Prima sì, diverse volte. Il boss è stato... ah, mica, sì, abbiamo sudato come dei maledetti. Cioè, il primo boss è stata una roba incredibile. Ci ho messo una vita a farlo. Perché è uscito il... sai il robot che ti insegue? È uscito quello, è uscito. È uscito il robot che ti insegue. Oh, adesso dobbiamo scegliere. E non riuscivo a fare i danni, ma per fortuna con Quistis c'ho onda cosmica e gli ho rotto il culo. E abbiamo anche disintegrazione con Quistis. Quindi, cosa ha fatto di status alterato? C'è uno status alterato? Oh! Ah, è ceccato. Ce la facciamo con Quistis. Devo solo prendermi un po' di botte. Vai. Non abbiamo assimila, cazzo. Vabbè. No, devi menare lei. No. Non crashare che non ho salvato, gioco. Non crashare che non l'ho salvato. Non crashare che non l'ho salvato. No! 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 No, porco Dio! No! 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 Non ci voglio credere! Non ci voglio credere che la Madonna è schifosa del dio porco! No! Non può essere! No, gioco di merda! Gioco di merda, cazzo! No! 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 No, non lo quittiamo, vi faccio quel boss. Non me ne fotte un cazzo! Non me ne fotte un cazzo. Tanto ormai ho capito come si fa. E la conoscenza è il mio vero potere, Thor. Tu non puoi capire. Tu non puoi capire. Io non ho battuto quel boss perché sono stato fortunato, Abdog. Ho battuto quel boss perché ho analizzato il problema e l'ho risolto. E sai qual è la differenza fra l'avere culo e capire un problema? Che se il problema ti si ripropone davanti, lo risolvi di nuovo. E sai cosa succede? Succede che lo risolvi più in fretta, più facilmente, senza la minima difficoltà, Abdog. Io la difficoltà non la vedo. Perché questo è un problema che so risolvere. Lo risolvo una, lo risolvo due, lo risolvo tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, sedici, ventimila volte!
cazzo! 20.000 cazzo di volte. Io non me ne fotte un cazzo. Non me ne fotte un cazzo. Anzi, sai cosa ti dico? Sono contento, così Kada lo vede. Kada lo vede quanto cazzo sono bravo a questo videogioco. Oddio. Madonna puttana. Oh, così. Un colpo mi deve andare subito in limit. Poi, Junction di Crodio. Magia simile oggetti. E poi devo mettere i GF. Junction di Quistis. Magie GF. Anzi no, facciamo così. Verità. Junction di Quistis, abilità, magia GF assimila e poi ci metto oggetto. Ok, salvo nel caso crashasse di nuovo o perdesse. Adesso non esageriamo. E sai cosa? Ne approfitto per mettere solo 20 minuti. Prima ho messo 40 perché mi cagavo addosso. Ma non voglio uscire dal gioco. Ma che cazzo... Andiamo. Io la difficoltà non la vedo. E il gioco. Allora sì, va bene. Fa cagare. Boh. Dio cane. Gioco di me. Sì, ma state calmi. State proprio calmi. Merda che non siete là. La strat è facile adesso. Devo solo fargli un Quetzalcoatl e una limit di Quistis. Easy peasy. Easy. Perché è uno status alterato? Ah, è blind. C'ho una panacea per blind, direi proprio di no. Me la tengo ciecata qui, sti scazzo me ne fotte. Ok. Andiamo. Andiamo, cazzo. Non voglio uscire dal gioco, cazzo. Ok. Let's go! Va benissimo. Più o meno. No, mi muove qui sti scazzo. No, non mi muove. Guarda che te lo chiudo qua. Guarda che te lo chiudo qua. Guarda, eh. Guarda, Abdor. Guarda, Abdor. Guarda, stai guardando? Stai guardando, Abdor? Guarda, eh. Va giù. Vai giù. Va giù. Va giù. Sì, sì, mi tirate un cazzo. Vai, cazzo. Sì, sì, guarda qua. ...13.500 danni! Come autoriparazione? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Autoriparazione con 13.500 danni? Che cazzo è? Scusate. Porco Dio. Adesso mi muove Crodio. Io sto boss non lo capisco. Mi permettete di dire che io questo boss non lo capisco? Perché non è morto? Voglio una spiegazione. Io ho fatto 13k di danni a un boss che dovrebbe avere le stat di Ifrit.
prima è morto con 8.000. Perché forse ne ha di... Boh, non capisco. Vaffanculo, Updor. Non era culo. Perché probabilmente devi fargli più danni ancora nel te- cioè nel tempo. Vale. Allora. Devo capire la logica. Professional la sapeva la logica di sto boss. Poi ho vinto una volta, posso vincere di nuovo. Facciamo 30 minuti, va. La mia confidence si è ridotta notevolmente. Sì, ma io ho fatto 13k di danni mentre era in riparazione. Cioè, quello è il punto. Quindi... Quante cazzo di turni fa sto coso, scusatemi. Su questi mi sta bene. Poi non è che si cura ogni volta, vero? O si cura? Non capisco sta roba. Se ha, prende solo danni in riparazione oppure si cura in riparazione. Perché se si cura devo fare tutti i danni mentre in riparazione. Però secondo me a sto punto ha proprio un pool di vita che perde solo in riparazione. E io devo... devo fare i danni lì, esatto. Ma gli ho fatto 13.000 danni. Non può avere più di 13.000 di vita quel boss lì. Manco nella versione originale, capito? O si era alzato e non me ne sono accorto. E no, perché l'ha fatto dopo il... Yeah. Devi fare il 20% di danno per riparazione. Se fai full HP, si cura full HP. Cosa vuol dire, scusatemi? Se gli fai il 20% di danno per riparazione, ma sei full HP. Cosa significa? Posso ucciderlo in un colpo mentre è a terra o no? Ma anche mentre si sta riparando, se lo sciotto si fulla. Prima è morto. Ok, però se lo mando in riparazione. Perfetto. Scusami, adesso io lo mando in riparazione, ok? Guarda qua. Aspetto un attimo che vada in riparazione. E non lo faccio subito allora l'attacco. Aspetto che faccia l'animazione, magari è quello il problema. E mi va in riparazione. Guardalo, e va giù. Magia blu. Poi attacca lo stesso. Vedi che è un bastardo. Merda. Ok, onda cosmica. E se non va, mega pozione per forza. Perché è crashato il gioco appena sono uscito. Non ho salvato subito, è crashato il gioco. Che sono un coglione. E si deve morire. E invece si è... Minchia, vedi? Non capisco. Ha più di 8.000 HP? E non capisco, scusatemi. Posso essere un attimo turbato.
termo caos. Non dovrebbe uccidermi. Ah, merda, 5 volte. Ma prima non l'ha fatto 5 volte. Ha le stat di Ifrit in teoria. Quindi deve avere molto meno di 6 HP. Quindi io non ci posso fare un cazzo, devo ucciderlo 5 volte. Oh madonna. Ma posso... Scusate, direttamente a sto punto non mandarlo giù, ma ucciderlo, farlo rifullare in un turno solo, è uguale quindi. Perché a quel punto mi è più semplice. Cioè gli faccio direttamente 5 volte sto attacco e vaffanculo. So che se mi fa un tornado in risposta adesso mi sciotta. Allora mi conviene fare direttamente 5 volte sta roba. Non lo sapevo. Cazzo. Scontro violento, ciao. Porca di quella troia. Se mi fa un attacco di quelli forti sono morto. Merda, l'ultima cosa di Fenice. Sì, sì, mi ricordo. Però minchia. Termo caos, game over. Porco Dio. Aspetta, sono ancora vivo. Non più. Ok, ragioniamo allora. Ragioniamo. È una battaglia difficile, prima sono stato proprio bravo. Porco Dio. Quindi, se posso direttamente fargli saltare il turno, mi conviene tenere Quistis bassa e tenerla su. Allora, aspetta. Raids ce l'ha. Chiaro. Devo solo tenere su lo Squistis. Ma porco Dio, a me e alla Madonna proprio, però. Che è crashato. Beh, porco Dio, il gioco che è crashato. Ce l'avevo fatta, cazzo. Oh, comunque adesso è chiaro, cioè, non devo buttarlo giù. Devo solo ucciderlo 5 volte proprio. E questo è il concetto del boss di base. Ucciderlo 5 volte. Madonna, che boss di merda. Ecco perché The End non funzionava. Perché The End gli azzera una volta sola gli HP e poi lui si rifulla. Hai capito? Sì, ma tanto l'ho sciotto. Il punto è che io l'ho sciotto con Quistis. Con la limite di Quistis l'ho sciolto. Lo so fargli da 5 volte. Devo mettermi in testa, devo fargli 5 volte la limite di Quistis. Senza preoccuparmi di Squall. E Squall deve solo tenerla su, sopravvivere, curare se serve. Ok. Serve mandarlo in riparazione perché guadagni tempo alla fine. Lo mandi in riparazione, così hai tempo di rimetterti in piedi e... Perché comunque i suoi attacchi sono forti. Chiaro.
tornado subito. Vediamo cosa succede. Dio porco! È troppo veloce! Sono morto. Ciao, tornado. Sono morto. Madonna! No, devo fargli Quetzalcoatl per buttarlo giù. Ma mica è velocissimo, ha una velocità assurda. No, con 3 PG, perché 4 PG non ce li hai mai su Final Fantasy VIII. Porca di quella troia. Ma tutto è possibile, tutto è possibile. Adesso che l'abbiamo almeno capito. Non so se tenere su lei. Perché comunque mi mena all'inizio. Conviene tenerla un po' su. Perché il danno ce l'abbiamo alla fine, solo che è vincolato il nostro danno dall'avere poca vita. Quetzalcoatl però è utile, perché lo stordisce, ma sai cosa c'è? Un'altra idea. Tundaga, al posto di Quetzalcoatl. Perché Tundaga è più veloce, e lo stordisco subito e guadagno tempo. Allora. Conquisti, sì, faccio un Tundaga. Oggetti. Magie di Quistis. Scambia. Gli diamo. Dividi. Un paio. Ok. Bisogna subito buttarlo giù. E poi. Il problema è che Quistis deve avere poca vita. E quando ha poca vita, muore. Poi farmare non serve a nulla, che se arriviamo a livello 10, 11, cos'è, diventano più forti. Poi a livello 20 che diventano più forti i nemici. Non mi ricordo più. Comunque sono dei scaglioni per cui i nemici pian piano diventano sempre più forti. Ok, andiamo. Coito subito. Devo aver culo che mi mena Quistis. Bravo. Ah, volevo fargli. Mi conviene. Perché adesso lui mi va giù. Ascoltate a me. Ascoltate a me. Aspettiamo un attimo, perché. Però no, perché mi fa tornado mentre giù. Perché lui attacca mentre è giù con tornado. Oh. Perché il 20%... 385 è già il 20% di danno. Non ha tanta vita. E uno è andato. E uno è andato. Che è sta roba? E due? Mega pozione, perché non sfido la sorte. Ricominciamo. E siamo a 2 su 5.
Madonna, mega pozione sgrava. Ok. Fammi danni. Però acquistis. Bravo. Ok. Per forza. Però mi va giù. Ogni 10 livelli anche a me sembrava ogni 10 livelli. Ok. Va giù. No, ho sbagliato. È uscito. È uguale tanto. Dai! Porco Dio. Merda. Cos'è il terzo questo? Oh. Ottomila. Ho pregato il Signore, ma... è uguale a quello di Fenice. Porco Dio! Adesso muoio. Devo fullarmi. Cazzo! Cazzo! È il quarto questo, vero? Non è il quinto. È morto? È morto! Oh! Non prendo gli AP sucro, Dio. Non me ne fotte un cazzo. Non me ne fotte un cazzo di niente. Oh! Ah no, li prende invece, anche da morto. Oh, ho goduto. Madonna, sì. Cazzo. Oh, di nuovo, ce l'ho fatta. Erano quattro volte comunque. Go. Du. Go. Ma l'exp non la danno i boss in sto gioco. Oh, che palle, di nuovo il tutorial del dio. Pensa se crasha di nuovo il gioco. Adesso esco, salvo all'istante. All'istante. Madonna, che fatica. Non ho mai faticato così tanto con un boss di fantasia finale 8. Ed era il primo, poi è capitato il peggiore. E almeno non ce l'abbiamo più. Almeno questo non ce l'abbiamo più. E a me io Omega Weapon. Aveva le stat di Ifrit. Amen. Gli facevo una magia e lo ammazzavo. Ma questo qua no. Questo qua no.
Ma no, perché questo mi sembra sta mod onestamente credo possa essere estremamente divertente per Final 8. Perché il gioco si sposa, ha talmente tanti elementi, tanti oggetti, tante magie come unità, che se randomizzi tutto, randomizzi proprio tanto. E quindi è molto imprevedibile. E la cosa sembra divertente. Ok, allora. Coda di Fenice le uso io come niente fosse, ma... Valle a trovare poi le code di Fenici. Mega pozioni le droppano, abbiamo visto. Allora, Junction... No, Junction di Crodio. Li mettiamo subito goduto. E... Ah, aspetta, Junction automatico di Crodio. Auto. Attacco. Ma no, ma figura... Ah, perché è giusto. Junction di Quistis. Abilità. Forza 20%. Poi GF. Allora, cosa impariamo con lui e con lei adesso? Magari che c'è tutta sta roba, C'è magia più 60%, mi viene da dire. Ma chi le usa? Usiamo... Elabora magia di supporto a meno abilità. Magia di supporto, vai, questo. Poi, con lui, invece... Fortuna, level up, altruismo... Questo fa cagare. Elabora... Aumenta il livello delle medicine. Non è una cazzata, secondo me. E lui, invece, HP più 80%, direi. O elabora magie fuoco... O status, fuoco. Elabora magie fuoco, dai. Ok? Ok, andiamo Quistis. F1. Ui! Ah, adesso pensa. No, adesso il top. Pivos, doppio stone, doppio pietra. Eccolo qua. Doppio pietra, ciao. Doppio medusa, quel cazzo che è. E GG, sarebbe il top. Sarebbe il top. Thunder. Questo è velocissimo, che fa un botto di turni alla volta, sto coso. Adesso no. Prima aveva fatto 18.000 turni in un colpo solo, sto figlio di troia maledetto. E no, ormai non si quitta più. Quando si supera uno scoglio del genere, che dà sta soddisfazione e dà... Ah, non si quitta più. Deve esserci quel... Ah, Final 7... Non ce l'aveva con la mod, quel A di soddisfazione dai boss, capito? Era un sì, l'ho battuto. Ma non era un A, ho goduto. Ho goduto perché mi sono sentito intelligente. E ho sentito di dover usare tutto. È stato bello. E una volta che godi, ho salvato. Avete visto tutti, vero? Avete visto tutti? Ho salvato. Cazzo. No, però è una mod che doveva in teoria migliorare anche la difficoltà, cioè renderla più difficile. Voglio il dinosauro, voglio il dinosauro. Non voglio sta merda. Ah, voglio il dinosauro, poi voglio assimilare dal dinosauro. Aspetta. Mi è sempre sembrato che mi menasse col cazzo sto coso. Flare! Questo coso ha flare! Hai capito? Non ha fire! Flare! Ciao Dio, porco! Porco Dio! Mai più glielo posso assimilare, flare, a sto livello. Ma muore. Oh! Porca madonna! Questo vermino di merda! Flare! Andiamo in città a dormire perché non voglio sprecare le risorse. Dov'è? Andiamo. Allora, facciamo un attimo una cosa. Junction di Quistis. Abilità al posto di magia simila. Junction di Crodio.
abilità al posto di magie assimile. Comunque Flare, anche se i nemici hanno delle stat di merda, come in questo caso. No, ho sbagliato, non volevo andare qua. Volevo andare in città. Merda, troppo veloce, non riesco a camminare sulla strada. Vabbè, stai merda qua, scappiamo. Anche se tu non riesci a... Oddio. Anche se ti becchi i nemici scarsi... Comunque non ho i tasti per girare la telecamera nella world map, perché sto gioco è una merda. E sto porting PC è un'oscenità. E dovrebbe essere illegale che la gente venda della roba del genere. Ok? Illegale, ti dico. Ma adesso è uscito se... c'è una rivista lì. Andiamo a prendiamo fuori. Ma l'ho messa! L'ho messa! Ma non funziona! E poi comunque proprio non mi vede i grilletti del controller. Perché secondo me perché i grilletti non so... Ma scusami, ero sulla strada. Ero sulla strada, gioco. Cos'hai tu però? Vediamo che cos'hai. Impossibile assimilare, quindi è troppo grosso. Tu cos'hai? Vedi, poi sti nemici hanno magie troppo potenti e non puoi assimilare. Quindi junction magia diventa importante. Sicuramente sì. Sono minuscoli e quindi hai i micro grilletti e non riesci a vederlo. Ma perché sono, in teoria, i grilletti sono quelli che danno input in base a quanto premi. E ai giochi vecchi non piaceva sta roba. Ma non importa. Non vedo quale sia il problema. Non vedo proprio quale sia il problema. Guarda che potrei usare... Vabbè, perché se ne è fotte, poi ci penserò. Potrei usare... ma lo stick non funziona. Oh, eccolo qua, il Sauro. Proprio te volevo. Archeosaurus, crodio, fai attenzione. Ma tanto ce la facciamo. Aste questo. Questo dinosauro. Aste, ti dico. E si può accumulare. Minchia, però uno alla volta si accumula. Aste, zombie. Merda. Ok, questo no. Questo no, però aste sì. Il problema è che ho bisogno di Quistis che vada giù di vita. Per fortuna la sua IA non sa che aste conviene usarlo una volta sola. Ho paura che mi crashi di nuovo il gioco. Però sei mio dinosauro di merda. Con lo stick. Lo stick dice l'arcade stick. Cazzo, vero. Pensavo lo stick del normale. Dai qua, Sauro del cazzo. Cosa mi dai? Level up. Anello ossidato, insegna la recupero al GF. 10 AP da sto figlio di puttana. 10 AP non è male. Il problema è che devo curarmi. Ma adesso ti dico qual è. Se io ti dico qual è il problema di questo gioco. Cioè, il problema di questo randomizer. Intanto che ho scorreggiato e ho paura che mi cago in mano. Ma il problema grosso, e te lo dico subito, è che io per curarmi, non avendo un negozio che mi vende le pozioni, devo andare in città ogni volta. Se no mi fotto nel buco del culo. Lo vedi il mio buco del culo? Se devo andare in città ogni volta, il mio culo si stringe e prende questo grosso cazzo dentro ogni volta. Onda cosmica è ad area, però. Merda. Onda cosmica è ad area. Ciao.
Twisties Endgame subito. Ha le due abilità più potenti. Ho avuto culissimo su Twisties, eh. 11k di danni. Ma fatto, tu lo sapevi che io avevo convinto che Final Fantasy 8 avesse il limite di 9999 su un singolo hit. Ho goduto level up. E quindi dobbiamo fare una scelta adesso. Una scelta. Intanto salviamo. Salvare. Guarda qua, salvo. Ah, solo onda cosmica supera il limite, figo. Salvo. Vado nel bosco. Fresco di salvataggio. E me la rischio col Saur. E mi cerco il dinosauro, è l'unica. Sperando che non mi colpisca neanche una volta. E gli faccio subito il... disintegrazione. Alla fine servono gli AP. La cosa bella di sto gioco... bella, diciamo così... è che l'exp non serve assolutamente a nulla. Cioè, a me expare non serve. Sì, è vero, anche Eden superava i 9999. Comunque dicevo, dato che non mi serve expare, mi servono solo AP. Devo farmare relativamente poco, perché i boss danno AP comunque. Cioè, il grosso degli AP arriva sempre dai boss, non arriva da... che mi ha dato tipo 50 AP quel boss. Io voglio il dinosauro, perché col dinosauro posso imparmi un po' di roba. E poi devo... le carte sono il problema. Sono troppo scarso sulle carte. Battaglia inutile, me ne vado. Battaglia inutile, via, via, via. I don't care. Wow, 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 wow. Sì, Eden poi con supporto facevo un male cane. Poi cuore di pietra, eccolo. Cuore di pietra non batte, non lo batte nessuno, mi sa. Cazzo. Olè. Là. Meno male che ho salvato, cazzo. No, non ce l'ho la carta. Perché le carte sono completamente a caso. Quindi... ma Ifrit ti dava la carta Ifrit? Di base? Non me la ricordavo sta cosa. Puoi vedere? Perché le carte... a parte che non ho l'abilità che trasforma le carte in oggetti. Poi ce l'avrò, penso. Spero che mi esca. E non posso andare troppo avanti nel gioco. Sì che sono random le carte. Comunque è troppo rischioso sto piano. Mi fotte, dai, chi se ne fotte. Andiamo avanti. Cioè, paradossalmente non è facilissimo rompere il gioco. C'è solo Quistis che lo rompe, però. Oh, che palle. Che palle. Ma lo so, Quistis, lo so. Adesso guardo le carte. Avessi già la carta Ifrit, perché c'è uno che è il cane qua. Cioè, mi scazza andarmene via dal garden sapendo che uno è il cane. Dato che le carte rare potrebbe averle chiunque in tutto il mondo. E se consideri che c'è quella città gigante nell'altro continente, Galbadia era. Il garden di Galbadia, la città non so come si chiamasse. Che era tipo 10.000 persone, quella cazzo di città. Cioè, potenzialmente potrebbe esserci un macello di carte rare lì, no? O anche a Esther, oppure è un NPC in qualche cittadina del cazzo, che non ci sono cittadine del cazzo in questo gioco, tipo quattro città. Difetto enorme. Sì. Perché comunque le tirano fuori, e le carte rare abbiamo visto. Le carte rare le tirano fuori. Il problema è che c'è un sacco di gente... che ha un macello di mucconi lì, subito, all'inizio del gioco. C'è un botto di gente che ha un macello di mucconi. Madonna, ragazzi, che palle. Perciò è un box a parte di testo, no?
Dai, 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 dai. Ah, boh. Vai. GF. Elabora magie fuoco, ok. Apprendi supporto. E apprendi med level up. Ma non lo so, sai. Scusami, vitamina cosa faceva? Ma fortuna 50%? Così d'ora a caso. O ruba. Ruba è random. Io metto ruba. Perché ruba è random. E potrebbero esserci robe sgrave su ruba. Quindi io metto ruba. Non sottovalutiamo le abilità. Whee! Un salva e giochiamo con quello stronzo lì a carte. Lui aveva una carta sgrava, in teoria. La carta Ifrit ce l'aveva nel gioco originale. Questo tizio qua, no? Mi pare. Oppa, oh cazzo. Vai. Vedi, non ho un cazzo di carte decenti. E avessi il comando carta, puoi farmarti le carte nel mondo di fuori. Dai, cos'è quella? È Quetzal! È quella! Questo è Quetzalcoatl! Questo è Quetzalcoatl! Porco Dio! Merda! E non ce la farò mai a prenderlo! Mai! Mai nella vita! Mai! Cazzo! Cazzo, cazzo! Per forza, sono un coglione, tra l'altro. Ho perso, devo caricare. Non ci sono cazzi. Non ci sono proprio cazzi. Madonna, m'ha fatto cappotto questo. Oh, cappotto. Sì, allora, quello lì ha Quetzalcoatl, quindi. È fortissimo, fra l'altro. Il problema è che non trovo nessuno che sia scarso da dire... Me lo farmo per fottagli un po' di carte decenti. Hanno tutti quanti, se non hanno carte rare, hanno dei mucconi. Il che rende il gioco di carte particolarmente impegnativo. Bisogna trovare uno scarso. Non bisogna trovare uno forte. E poi una volta che abbiamo un po' di carte forti, perché qua dentro ce ne sono già due di carte forti, una volta che c'hai Quetzalcoatl e Angelo e hai il cane, secondo me vai, vai sereno. Voi due sapete giocare a carte? No, eh? Sei scarsa, tu giochi a carte? Ah, me ne sbatto del tuo esame di merda, voglio giocare a carte. Tu. No, voi non giocate. Andiamo in... alla mensa c'era gente che giocava. Giochiamo a carte mentre lavori. È igienico. Mentre cucini, giochiamo a carte. È un 6 in alto. Con Barry c'ha questo. Ok. Questa mi sembra più equilibrata. Ha quel 6 laterale che mi fotte tutto. Ma io... 4 in alto l'ho fotto, sì. Poi il Tom Barry lateralmente lo fotto. Sì, proviamo così. Ah, pensavo usasse il Tom Barry. Sono un coglione. Merda. Perché ha fatto sta mossa? Mi ha fottuto alla fine. Perché io devo mettere... Se metto lui... Deve andarmi di culo che... L'IA... Perché se metto lui, l'IA mi mette per forza... Ah, se metto lui...
Lì A mi mette lui. Ah, lì lo mette. Porco Dio, maledetto. Porca madonna. Porco Dio. Oh, lì sono più, lì sono più fattibili. Lì sono più fattibili. Ah, è difficile partire senza delle carte. Proprio difficile. È come andare a giocare a Magic col mazzo base nel negozio di nerd di merda, capito? Tu non ci puoi andare nel negozio di nerd di merda con il mazzo base di Magic. Però quella lì mi sembra già più fattibile. Allora. Però devo dire che è estremamente stimolante il gioco di carte. Tu giochi? Sì. Il gioco di carte random, con tutto quanto a caso, con i, cioè con le carte degli altri random, è stimolante. Cioè, ha il suo perché. Proviamo così. Ok, non mi sembra che abbia niente di che. Ha quel 6 di lì. Se io metto questa qua è blindata, no? Sì. No, perché è il 6 in alto, da una troia. Ha un 1 però di merda. È proprio un 2. Mica lui, ma mi fottono. Devo menare in alto. Ok, che è un 1. Non lo posso fottere. Ha un 1 e non lo posso fottere. Non ci posso credere. Che carte di merda. Gioco in difesa? Che devo fare? E poi mi fotte. E poi mi fotte, pazzesco. Mi fotte. Cazzo di Dio della Madonna puttana. Sì, ma ho bisogno di uno scarso a carte. Ho bisogno di carte per iniziare a giocare a carte. È fastidiosa sta cosa. Molto fastidiosa. Che abbiamo avversario finché non ne troviamo uno che faccia cagare. Ci sarà uno che fa cagare in sto garden, no? Pieno di gente. Tutti dei nerd di merda che non fanno altro che giocare a carte. Perché basta davvero prendere quella carta in più che abbia un senso. Sto bambino, che in un momento è Moguri. Tu, bambina, giochi a carte. No, eh. Garage. Dormitorio. Torniamo qua. Quali sono i nerd di merda potenti? Questi hanno delle carte. Queste hanno delle carte forti. Nel gioco normale, però. Qua magari fanno cagare. Quello che spero. In basso devo. È lui. Adesso in basso qualcosa c'ho. Ok, dai, dai, dai. Posso farcela. Posso metterne una blindata? Sì. Il più forte che in alto che ha è 5. Ha un 6. Ha un 6 di merda. Ha un 6 di merda. Oh, che palle. Ha un 6 di merda di lì. Forse io lo metto di qua. Qua è blindato. Sì. Ok. Ok. In alto al massimo ha un 5, che però è un 3 di lì. Ok, dai. Per forza, però è un 3. Poi è un 4, che però è solo un 2. Oppure...
2. Poi in alto poi è difficile da beccare. Però aspetta, così. Così. Prendimi il pipistrello. Ah. Poi è fatta forse, perché io faccio così. E siamo pari, porco Dio. Madonna puttana. Questo è fattibile. Allora, lui può servire, perché me ne è in basso. Lui non lo sottovaluto. Lo sottovaluto lui. Lui e lui. Proviamo. Merda, un muccone. Ha due mucconi adesso. Ne ha tre buone, porca madonna. Ha un 7 di merda. Un 7. In alto un 7, cioè 2-7 ha in alto. Porco Dio, anche quel 6. Mi fotto. Metto qua però. Ok. Tanto vale mettere il 2. Oh, c'ha il 6, è troppo forte. No, qua è imbattibile per me. Non posso farci un cazzo. Non ci posso fare veramente un cazzo di niente. Fare... Posso prenderlo? Sì, posso così. Dio porco. Dio maledetto. Dio bastardo. Perché se io vado avanti senza delle carte, sono fottuto. Come faccio dopo? Non posso fare... Cioè, sono proprio fottuto. Niente, devo continuare a giocare a carte finché non trovo uno che sia abbastanza scarso a farsi battere da me. Ci vorrebbe una cazzo di mod che non mi fa perdere carte, tanto carico sempre. Quindi... Bambino, bambino! Vediamo. Tu? Fammi pensare, ci sarà uno... Perché magari le carte base sono uguali, ma non credo. Tu? Giochi? No. Ma sai chi provò a sfidare? Qua? No, è andato via! Vai, lui. Dicevamo, lui non si sottovaluta, lui nemmeno. Proviamo così. La vedo grigia, la vedo molto molto grigia questa volta. Poi è iniziato... Di merda è iniziato. Merda, quel 6... Quel 6 di merda. Mi fa incazzare quel 6. Perché... Forse io la metto qui... Lui fa così, mi sta bene. È un 1 del cazzo di lato. Lui se la riprende dal basso comunque. Dove mi conviene metterla? Quello lì, lì non può succedere nulla ormai. Che cazzo. Qual è l'orifizio più... Ma canale 1 o canale 2? Alla fine. Non so cosa metterci, aspetta. Perché sono troppo scarso in difesa lì. Mi conviene. È un 5 da basso, tanto. E 5-3, poi. Non so cosa fare. E lui me lo piglia così. Chi mi va a prendere dopo? Che qua è un bait. Ma tanto poi io non posso menare nulla in basso, quindi non ha senso.
5 e 2. Lo posso prendere a tutti e due i lati questo? Perché ho il 2 lì e il 5 lì. Forse ho vinto. Oh! Porca madonna! Oh, cosa mi prendo? Ah, 5, 6, 3, 3. 4, 4. Questo no. Non è che ha delle carte della madonna questo, eh. Posto 5, 6 in alto. 5, 5. Dov'è che sono debole io? Questo 5, 6 mi piace. Locio, sì, sì, sì. Oh! Merda! È l'inizio della fine per voi. Ho una carta decente. Dove sei, bambino? Sei alla mia portata, bambino. Torna da me. Torna da me, bambino di merda. No, non sei il bambino tu. Poi gioco con te, va bene. Ah. Ochu. Oh, due carte adesso che hanno un senso. Lui e... questo 6. Il giorno dovrà tornarmi utile. Ok, più o meno siamo lì. 5. C'ha un 7. C'ha un 7, cazzo. C'ha un 7 questo. In alto. Non ho un posto safe. Non ce l'ho. Non ho un posto safe. Quindi mi conviene pensare a qualcosa che posso riprendermi. Se io metto il 4 qua, può mettere qualunque roba praticamente. Ma se metto il 5, è obbligato a tirar fuori qualcosa di grosso. Vai, tira fuori qualcosa di grosso. Scusa, bravo. E che adesso si gioca... Tu mi diventi inutile, ho paura. Quindi fai così. Cazzo. Così l'obbligo a usare il Tomberry, però. L'obbligo a usare il Tomberry. E che in alto non gioco più. In alto non gioco più. In alto non gioco più. Ma tanto c'è quello lì. Però se gli metto lui, lui è obbligato a usare il cactus. E mi tolgo il cactus dei coglioni. E poi posso usare il 6 in modo tattico. Poi posso fare così e usare il 6 laterale dopo. No, il cactus qua. Ok. Ho fatto una cazzata perché non mi aspettavo che lui facesse così. Porco Dio. Ha vinto lui. Sono un coglione. Sono un coglione. Ah, pure. Ti piacerebbe. Ti piacerebbe, coglione. Voleva fottermi, eh? Voleva fottermi. E poi arriva Lock for Games, che si cancella dalla tua esistenza e col suo potere stand porta indietro il tempo e si prepara a proseguire la sua avventura andando indietro. E tipo, che stand è questo? Questo è Bite the Dusto. Questo è Bite the Dusto. E c'è Kira che sta giocando a carte e fa Bite the Dusto. No, non è una Nuzlocke. Mi ci pulisco il culo con le Nuzlocke di Final 8. Sarebbe impossibile. Ah. Voglio il bambino. Il bambino è il più abbordabile. Vieni qua, bambino. Vieni, bambino, dammi un'altra carta. E che le altre carte fanno proprio cagare il buco del culo del cazzo. Oh, bambino.
Minchia, adesso mi rompe il culo il bambino. Allora, a sto 7 in, al 7 in alto e in basso. E allora sei un figlio di puttana. Cosa gli voglio far mettere prima? Però il 7 in basso che mi sembra peggio. E non posso farglielo mettere il 7 in basso, però non c'è modo. Proviamo, questo lo limita un po' nelle opzioni. Questo gli fa tirar fuori il muccone per forza. Che non posso fottere in nessun modo. Ho bisogno, cos'ho che ha almeno 3. Il muccone poi ha, ok? Se io metto lui, che per forza tira fuori il muccone. Eccolo. In basso lui a 3, 1. Molto bene. Io praticamente ho fottuto il verme. Guarda che me la son giocata bene finora. Me la son giocata bene finora. Però non posso mangiargli nulla. L'unica... non è un coglione. Non è un coglione. Però con le carte che avevo non potevo fare tanto meglio, eh. 4-4. Ma 5-3. Piuttosto lui. E lui, proviamo. Ok, devo... Allora, adesso posso blindarmi. Posso blindarmi prendendo una carta anche, perché lui in alto non c'è un cazzo, e neanche a sinistra. Minchia, metti il cazzo di... Infatti, prendi sto bambino, appendilo al muro e bullizzalo, cazzo. Minchia, ti servono per salvare il cazzo di mondo ste carte. Ok? E adesso stiamo ragionando. Adesso sta girando. Giochiamo safe al massimo. Così. Là. Oh. Dai qua, va. Finalmente una carta che me ne è in basso. Cazzo, sì. Cazzo, sì. Possiamo giocare. Oh. Dai bambino, che mi stai piacendo. Mi stai piacendo, bambino. Tu giochi, no, tu non esisti. Non è che non giochi, non esisti. Torniamo alla mensa. Torniamo a scoparci la bidella che sta facendo da mangiare. Vieni qua. Oh yeah. Adesso sì. Adesso iniziamo a ragionare leggermente. I miei punti deboli. 5 di qua schifo non mi fa. In alto non sono fortissimo. Potrebbe. Qua il pipistrello potrebbe aver senso, ma no. Oh cazzo. Questo c'ha tutte carte notevoli. Niente di. Però. Allora, c'ha il cazzo con le braccia, che è mica, il cazzo con le braccia è forte, 7-6-3-1, ma quel 7-6-5-3 è quello che voglio. C'è Dollet che frigge. Oh, Dollet. Con che gioco c'era sempre all'inizio, prima che lavorasse, non mi ricordo più. Ah, fammi ragionare un attimo. Lui ha quel 7-6 e 6-7... Che sono troppo forti, non posso farci un cazzo contro quelle. Mi conviene fargliele mettere. Metto lui qui, giusto per fargli mettere qualcosa di grosso. Qualcosa è così, sono fottuto. Non posso farci un cazzo. Si è blindato. Merda.
guarda che figlio di puttana. Figlio di puttana. Questo mi fotte la grande. Mi fotte proprio la stragrande questo. Ah sì? Ma quanto ne gioca si conserva? Scusami. Ha un 6 in alto. Sto stronzo. Ha un 6 in alto. Però se io metto lui... Ah, fa così. E mi fotte. Sì, sì, ho perso. Come no? Ho assolutamente perso. Madonna, guarda quanto ho perso. Sono veramente... terrorizzato da questa sconfitta. Se solo ci fosse un modo per fuggirgli. Sei gioco di carte di merda. È troppo forte. Non sono ancora abbastanza forte. Mi serve un'altra carta che abbia un senso. Perché se iniziano ad avere tre mucconi, io sono fottuto. Mi serve almeno un'altra carta che abbia un senso. Final Fantasy VIII, proprio un signor gioco, hai visto? Ok. Cosa esce? Il bambino! Il bambino! Sei mio, cazzo! Oh yeah! Dicevamo. Ha più senso lui, forse. Okay. E il bambino è equilibrato. Quel 6-6 lo voglio. 6-6 di lì. Quindi 5. Mi fotte col cactus di merda. Cactus di merda che poi fotto io, però. Però lo preferirei fottermelo. Sì, l'ho fotto. Ah, intanto devo usarle ste carte. Faglielo usare. E usa lui. Sta bene. Perché io posso usare a lui. Però no. Lui. E mi sta bene. Perché io poi faccio così. E lui c'ha il cactus di merda. Ma io c'ho il 7 in basso. Però se ragioniamo... Così mi chiudo di più. La chiudiamo in parità. Ah, merda, no! La chiudiamo che vince lui. Che palle! Sono proprio un coglione. Ferma. Madonna, sto gioco di carte. Vai. Oh. Perché oggi live lunghissima, dalle... A parte la pausa che ho fatto, tipo dalle 5 e un quarto che sono qua. Cazzo di nerd di merda. Solo su Final Fantasy, tra l'altro. Final Fantasy 11 e Final Fantasy 8. L'abbiamo visto anche un video di Playlover Academy. C'era nessuno, eh? Poi abbiamo visto un video di Playlover Academy. Di una maratona, praticamente. Ma alla fine alla fine vedi, vabbè, è divertente. Bambino di merda, vieni qua. Stiamo giocando a Yugi. Oh, c'è gente che fa le live che gioca a Hearthstone, stessa roba. Questo è l'Hearthstone della mia generazione. Forse mi serve questo alla fine. In basso e in alto sono debole, no? In alto sono debole, voglio il pipistrello alla fine. E lui. C'è quel cactus che non è male, anche quel 7. Così usa il cactus per forza, no? Sì. Voglio fargli tirare fuori il cactus. Ah, sì, sì, infatti. Con le live di tutto. Di cazzo di nerd. 5, 6.
lo ripiglio. Me lo ripiglio. 3. Qua. Dipende da dove mi attacca dopo. 3. 5. 5. 7. Quel 7 a sinistra è un coglione. Devo fargli usare carte. Dai, attaccami. Ok. Poi qui si è blindato quello, fatto una cazzata. Però posso far così e blindarmi lui. 3, 4. Sì, è l'unica. Non lo gioco in difesa questa. Ah, il 7. Quel 7 è una merda. Quel 7 è una merda. Ed è un 2. Ha vinto. A meno che io non faccia così. E ho chiuso in parità almeno. Bambino di merda. Ciao Dollet. Bentornato, cazzo. Mica, ti sei perso un hype oggi. Ti sei perso anche Dollet, ti sei perso. Oggi ho fatto la live dalle 5 perché non avevo un cazzo da fare. Ti sei perso una live su Final Fantasy 11, dove è arrivato un nostro nuovo amico che è entrato nel gruppo Telegram. Saluta il tuo nuovo amico nel gruppo Telegram, che gioca anche, vuole anche giocare a Final Fantasy 11. Che è entrato, non sapeva cos'era, ha finito che ci vuole giocare. Cioè, non so se ci siamo capiti. Quel pipistrello fa troppo cagare. Ok. Allora, inizio io. Inizio io. Cazzo. Cazzo. Non ho un inizio forte. Mica, c'ho i nuggets da 9 a 2 euro. Cazzo, a saperlo. Tre. Cinque. Io sono forte in basso e il basso sparisce subito. Il basso sparisce subito. 4, 6, quel 6 di merda. 5. Madonna. Quel 7 in basso è inutile così. Non so cosa fare, sono. Ciao, mi ha rotto il culo sto bambino di merda. Ti fotte. Minchia, 1500 nuggets, sei degno di un cinese, cazzo, bravo. Il padrone sarà fiero di te. Cioè, tipo il signor Ronald McDonald che si strofinava le dita, no, si strofinava le mani, mentre il capo del franchising si leccava i baffi perché avrà guadagnato, cosa, 20 centesimi ogni 9 nuggets che hai fatto. Guardate che ne hai fatti 1500 diviso 9, è ben contento. Tutto quando vede il tuo stipendio, dice, poveraccio di merda. Ti ha detto che sei un poveraccio di merda il tuo capo quando hai finito il turno, poi ti ha sputato addosso. Hai detto, toh, hai avanzato un nuggets da un cliente a un tavolo, puoi mangiarlo se vuoi. E poi mentre fai per mettertelo in bocca perché sei affamato, ti dà un calcio. Si fidano di te, che cazzo vuol dire? Scusami, lavori a McDonald's, cosa... Di cosa si preoccupano esattamente? Sai cosa? Provo andare a prendere Quetzalcoatl. Non me ne fotte un cazzo. Vado dritto da quello con Quetzalcoatl. Vieni qua. Sperando che la usi al primo turno. Allora, dicevamo. Questa fa cagare. Così. Ah, non l'ha manco tirato fuori. Non sono degno. Però ha tirato fuori un behemoth, cazzo. Che ruba il preziosissimo cibo del McDonald's al padrone. 6-5 inarrestabile. Ecco
quel cactus di merda. Devi vedere cosa succede. Ok. Andiamo. Che spreco che ha. Che spreco sto coglione. Oh. Ma ovvio. Cazzo, sì, andiamo a salvare. Come ha fatto a rubare 30 euro da quelli delle pulizie? Cazzo, è un figo questo. 30 euro da quelli delle pulizie? No, ruba 30 euro dalla cassa, scusa. Cazzo, rubi 30 euro da quelle delle pulizie, poveracce. Vieni qua che ti rompo il culo col tuo behemoth. Oh, adesso ho tutte carte decenti, ho quasi tutte carte decenti almeno, che hanno se non altro motivo di esistere. E poi metto lui. Oh, eccolo, eccolo. Porco Dio, 9-9, ma lo vedi? 9-9, cazzo. Molti bucconi, questo mi rompe il culo adesso. Mi rompe proprio il culo. Non so se proporre un inizio debole fatto apposta. Proviamo un inizio debole fatto apposta. Vediamo cosa fa lui. Minchia, mi inizia così. Gli piace quel 9-9 in difesa. Dice no, io la metto lì e sono a posto. Che aveva un tif, cazzo. Mette un 7 in difesa. 4. 1. Però poi 5, 3, 2. Dio cane. Nah. Così. Ok. Ma guarda me. Sta benissimo. Voglio che ti scopri, su. Ah, merda, in alto non ho niente. Pari. Mi manca una carta per lui. Mi manca una carta, perché se ha Quetzalcoatl praticamente è immune a un... Ho salvato dopo che mi ha dato il demon, sì. Io salvo di nuovo, perché sei mai... Ero in mano, guarda. Vieni qua tu. Tu giochi a carte, chi sei? Giochiamo a carte. Palle, non giochi a carte. Andiamo qua, va. Torniamo dalla bidella, che è la mia nemesi. Vieni qua. Vieni qua. Vai. Bidella di merda, sono tornato con un behemoth, cazzo. Cazzo, c'è un boss. Mettilo subito, brava. Brava, mi piaci. Tanto non te lo tocco quello lì, è indistruttibile per me. Che non ho nulla che attacca così. Quindi se tu giochi in difesa, io faccio cagare. Proviamo, aspetta. Ci ha pensato un attimino, eh? Al 6. Può menarmelo con due carte. Può menarmelo con due cazzo di carte. Ma io... Così. Ed è obbligato. Punto per forza, no? Che lo fai? Ha un 6 lì, figlio della merda. Però poi è scoperto. Cosa fa? Ma questo pensa in 3D! Pensa in 3D, sto stronzo!
Mi ha fottuto! Mi ha fottuto! Che stronza sta bidella di merda! Non ci credo! Non ci voglio credere! Qualunque cosa metto mi fotte! Mi ha fatto scacco matto, praticamente! Mi ha fatto scacco matto! Troppo potente la bidella! Poi ha giocato proprio bene! Cioè, io pensavo che l'IA a quel punto facesse la cosa scontata di prendermi la carta, e invece no! Mi ha fottuto alla grande! Bidella di merda! Porco Dio! Oh, che palle! Che palle! Comunque spero che abbiate accumulato tanti punti canale questa settimana, che domani è Resident Evil 4, eh? Ok. Bambino, vieni qua. Posso abusare solo di te in questa cazzo di scuola. E ogni volta lui, Dai. Perché? Anche lì ha fatto un inizio strano. 4, 5... Ah, poi c'ha un 2. Quindi poi se lo ripiglia. Se lo ripiglia di sicuro questo. Vedi, hai capito il poco senso? 6, 5. E se lo ripiglia, se lo blinda, se io... Devo ragionare, perché se... Quel 6 di merda, c'ha... Quel 6 di merda. Poi io c'ho un... E non me lo... Se me lo fotte, questo non lo ripiglio più. Quindi mi conviene... 4, 5, 6, 3. Cazzo di Dio. Cazzo di Dio. Guarda che... Ho fatto sta mossa che mi ha incastrato all'inizio. Merda. Ha messo sta mossa iniziale e mi ha proprio messo in difficoltà. Cioè, così. E prego che non metta nulla di lato. Ok. Adesso posso blindarmi quelle carte lì. Con lui. 5. Però aspetta, se metto lui in alto, cos'ha lui? Massimo 5, no? E anche a sinistra. Ok. Minchia, tu giochi in 3D, io gioco in 4D, figlio di puttana. Di nuovo. 6. Quella è già sua. È un 4 di merda. Oh! Porco Dio! Dai qua! Bambino del cazzo! Madonna! Minchia! Ancora... Cerchiamo di prendere una carta decente. Andiamo da questa, Colt. Dai. Mamma mia. No, no. Cazzo fai. Oh, finalmente. Minchia, bell'inizio, bravo. 5, ragioniamo però. C'è un motivo se fanno così. Perché poi se la puoi prendere. Lui lo sa. E io non devo cascarci. Oh, interessante. Interessante. Ah, 5. Guarda come lo obbligo. Fa così. Mi sta bene.
Ah, ma c'ha un 6 lui. Ha un 6 che però... Se lo piglio da sotto, posso. 4 poi. Due. Come l'hai regalata? Oh yeah! Ma niente di che. Sto coso 6-6 mi sa di più sgravo dell'uccello. Se... Oh yeah! Oh! Salva. Questa è sempre la parte più emozionante del gioco, comunque. Perché dà soddisfazione. Dà proprio soddisfazione fare queste cazzo di gioco di carte. Io per primo. Blindato. Sì, è una figa. Oh no, sono un coglione. Aveva quello da 7 in basso. Ma ce l'ho anch'io. Hai un 5 di lato. Bastardo. Conviene mettere lui? No, perché me lo ripiglia ed è blindato. Stesso discorso, sono un coglione. Però li è scopertissimo. Porco Dio. Ho fatto una cazzata. Devo giocarmela. Io non lo piglio mai più. Faccio così. Col 5. Adesso ci metto lui. Me lo fottono da basso. Però io me lo rifotto. Cosa fa? Oh! Ok, questo non me l'aspettavo. Sei un 6. Sono fottuto qualunque cosa faccio, mi sa. Però ragioniamo. Lui va a menare. Lui la mette lì. È un 5. Sono fottuto. Vabbè, direi ragazzi che per stasera basta, abbiamo fatto abbastanza. Ci vediamo domani sera con Resident Evil 4, direi che oggi di live non ho fatto più che a sufficienza. Grazie mille, vi voglio tanto bene, soprattutto a Dollet perché frigge le cose. Lo so Dollet, mi spiace, ma sono stanco, è dalle 5 che sono qua. Buonanotte, grazie a tutti. A domani con Resident Evil 4. Buonanotte, bye!